Allora, innanzitutto il presidente Conte, per la prima volta abbiamo uno che fa gli interessi dell'Italia lì, perché mi permetto No, di dire che non li ha fatti Prodi, che non li ha fatti vabbè, ma Monti, non non è parliamo. vero, ma dai. Io credo che quando un presidente del Siamo dietro, Consiglio che è è in in mezzo. Europa deve Ma ricevere il però, sostegno ma di su. tutti, a Ma prescindere assolutamente, io dalla sto parlando del passato, appartenenza però politica che divide vorrei anche l'Italia. poter argomentare, perché sono passati credo un secondo e mezzo prima della tua classica interruzione. Ma va bene. Allora, non sto dicendo che non dobbiamo fare il tifo, anzi, tutti dovrebbero fare il tifo oggi per il presidente Conte. Sto dicendo che i risultati oggi ci dicono che alcuni dei nostri rappresentanti in passato, penso a Prodi, penso a Monti, penso a Berlusconi, non hanno lavorato bene per l'Italia, perché l'Italia è sempre stata un contributore netto, perché il cambio fra lira e poi moneta unica ha svantaggiato l'Italia, non lo dico io, ma lo dicono tutti gli economisti, e abbiamo avuto dall'Europa molto meno di quello che abbiamo dato. Cosa succede oggi? Abbiamo un Presidente del Consiglio che fa gli interessi dell'Italia, che ha lavorato bene e che a Rutte ha detto molto chiaramente: ne risponderai davanti alla storia, quindi non è vero che non abbiamo detto nulla. E ha tirato fuori l'argomento del dumping fiscale. Quando mi si dice l'Olanda non è un paradiso fiscale, con molta onestà, la persona che la nostra ricercatrice che adesso sta in Olanda ha detto è una questione mezzo mezzo. C'è un dumping fiscale che secondo me va abolito in Europa. Tanto è vero che la Fiat, per quale ragione dovrebbe portare la sua sede fiscale in Olanda se non Sua avesse sede dei vantaggi? legale, Noi questo non lo non è possiamo l'Olanda più la sua sede accettare. Da fiscale, italiani questa ha cosa non la portato solo possiamo la più sede accettare. legale E per gli allora perché agricoltori, l'Italia non lo scusami, dice? quando Rutte alle bisognerebbe sue parlare che responsabilità, dipendo di la quel tira fuori il tavolo. presidente Conte. Allora, Quindi io tutti diavolo, dovremmo tifare per Monti e non per Dino, quel il gruppo signore che Fiat diceva Chrysler non 0 ha la sede centesimi fiscale in all'Italia. Abbi Olanda. pazienza. Perché ce l'hai lì? Sì, Dino, scusa, il gruppo Fiat Chrysler ha la vabbè. sua sede legale in Olanda e questo attiene a Come norme mai? di diritto Come mai? societario Come mai? diverse. Come mai? Per Ma anche ragioni Conte ha detto che legate era al una buona diritto idea, eh? societario olandese, la sede fiscale del Noi gruppo Fiat perdiamo Chrysler. 23 miliardi di euro l'anno a causa di queste regole, Questo è secondo una. me, Allora, inaccettabili. non 23 crede, caro miliardi di euro Giarrusso, l'anno, che altro che saremmo più MES. credibili agli occhi dell'Europa se riuscissimo a puntare il dito contro i paradisi fiscali Il dumping fiscale. che coviamo nel nostro seno se riuscissimo a dimostrare che spendiamo i soldi in modo La sede credibile. legale in Questa è la Olanda, questione che le ragazzi, la volevo sede legale in porre. Olanda riguarda anche la velocità del sistema giudiziario olandese di Certo. arrivare a No, sentenza. vabbè, questa è una Certo cosa. che è Questa così. è una cosa Giarrusso imbarazzante. e Diciamo poi sciocchezze. Andrea Certo Del che è così. Mastro. Diciamo sciocchezze. No, io credo che noi siamo credibili nel momento in cui abbiamo un cambio di passo rispetto al passato. È verissimo quello che diciamo sul debito. Il debito c'è, parte dal 1981, vorrei sottolineare, e chiaramente qualcuno dice: ma siamo sicuri che riparerete? Questo è legittimo, ma c'è una pandemia in corso e quindi forse bisogna da parte di tutti i paesi rivedere queste regole e soprattutto non usare quest'arma da parte di paesi che a loro volta hanno una politica sul dumping fiscale che Chiarissimo. potrebbe fare arrabbiare noi. Andrea Abbiate De Mastro pazienza. diceva.